No, dai, due minuti proprio dopo fen suonare il PC. Allora, grazie a tutti quanti quelli che si è venuti ancora, perché veramente siete tanti. E grazie a chi che ne ha visto anche in televisione per le varie puntate. Grazie a chi ha sostenuto il progetto, perciò agli immancabili sponsor che logicamente gli ha fatto sì che sta cosa qua, che logicamente gran costo ha potuto essere. Dopo grazie alla produzione, perciò Davide, grazie. Vanni, grazie. Grazie a tutte le truppe che si sono susseguite, logicamente ne avevi cambiate 3-4 perché sta anche della Giovanni, logicamente ne è morte poche in tramezzo, tutto, perciò logicamente. No, grazie Alex, grazie a tutti quanti, a Sara, a Corrado, a tutti quanti. E dopo chiamo la Katia, così dopo Katia vieni qua. Grande Katia! Grazie veramente a Katia per starci dietro, veramente a noi è stato un problema. Penso per chiunque, ringrazio anche i nostri operai, perché star lassù, come detto prima, non è semplice. Sembra qua dal video che sia tutto rose e fiori, vi assicuro che non è così, anzi, però ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante. Katia, grazie ancora, perché non era il tuo ambiente, hai scoperto un ambiente nuovo, hai scoperto la montagna, hai scoperto noi. E so che è stata difficile, la pressione molto alta. Ma la Katia, la che aveva paura di volare, cioè sì, regala così bene. Cioè. E Katia, diciamo che quando io ero a bordo, ero in volo, chiedevano: c'era Katia su sto volo? Se c'ero, scherzi. Quindi Giovanni e Paolo picchiate, viaggi, giri della morte con l'elicottero, roba da Red Bull, sai quelle robe lì, ecco, il primo volo al Brentei, dico vabbè, ce la posso fare. Il secondo è stato già lo scherzo di Paolo, picchiata. No, dai, grazie veramente a tutti, anche a chi, i fornitori nostri, tutti quelli che hanno stato dietro, soprattutto dai, grazie veramente alle nostri operai, che è qua Roberto, Bruno, vieni qua, dai, vieni su un attimo, e il Supremo, perché logicamente è Germano, perché sennò senza Germano. Supremo non che sareste di mio Giovanni, e senza Supremo. Grazie, Supremo, io ne approfitto anch'io un secondo solo per Bruno. Ringraziare grande Supremo, vai, vai. Produttore, Davide Valentini, senza il quale non avremmo fatto la serie. Specifichiamo il perché. C'è lui. Allora, no, allora io poi passo il microfono, volevo solo ringraziare vabbè, tutti, a partire da il Kunz e Legno House, Giovanni e Paolo, Germano, ma anche Bruno e Roberto e Oscar e tutti i dipendenti e collaboratori, perché è vero, è stata un'esperienza per me assolutamente nuova, non pensavo alla mia età, di... è stata più... No, no, perché è vecchia, è vecchia, è la parte come la madre vecchia. Spettaglio bene, spettaglio bene. Allora, ecco, appunto, potete vedere il trattamento in questo momento che io ho avuto per un anno. E è stata un'avventura, una sfida per me, e non avevo mai fatto una serie action, mi piace molto fare le serie action, e devo dire che questo, insomma, facciamo tanti progetti all'anno, il nostro lavoro, e quando i progetti nascono così in casa, come è successo perché a me serviva un'asse di legno per il mio studio e Giovanni me l'ha portata dopo un anno, e questa serie è nata per questo. È in anticipo. Perché a forza di porti, telefonate, andare lì, ho scoperto, li ho conosciuti, ho scoperto cosa facevano, e quindi quando i progetti nascono così naturalmente sono quelli vincenti, e sono felice che vi siete riconosciuti in questa serie, perché l'unicità che ha, secondo me, è quella che siete voi, non c'è finzione, non c'è costruzione, non abbiamo costruito scene, a parte qualche scherzo, qualche roba di quelle da ridere che mi piace molto fare, però è tutto vero,
e credo che sia una serie anche la loro famiglia e la loro azienda, che diamo anche un messaggio molto positivo, che si può lavorare, spaccarsi la schiena. Io non ho mai conosciuto gente che lavora così tanto come voi, e costruire, e anche legare, dai, che ne succede, dai, suonare, che domani mattina che vengono le fighe, se no, ecco. Adesso ho dimenticato il finale, dai. E comunque ci vediamo se siamo Germano non capisce la montagna. Mi fa anche i ringraziamenti che ci ha fatti i miei fiori, e perciò almeno parlo un'altra volta. No, questa è un'esperienza nuova, a 80 anni, bella esperienza. Cosa vuole che vi dica? Bisogna lavorare, impegnarsi, serietà, volontà, capacità, essere sicuri, voler fargela. Il lavoro lo metto sempre come andare in montagna, che in montagna sono andato diverse volte. Più dura che lei la salita, più soddisfazione si ha. Però bisogna mettere la volontà. Non dirò adesso, non sono tra. Questo no. Non lega con il nostro cimitero. Bisogna mettere volontà. E con la volontà e con l'impegno si fa, si risolve tutti i problemi. Dove ti guardo? Bravo! E adesso un po' di musica con Rooftop! Grazie Pinte, grazie Nicola, grazie Camicia, grazie di tutto a tutti, e via con la musica!